Dopo l'annuncio di ieri da parte della società, oggi presentazione ufficiale di Federico Guidi come nuovo allenatore della Teramo Calcio. Fiorentino di origine, il 44enne neo mister del Diavolo approcciato alla carriera da guida tecnica nelle giovanili di club importanti, all'Empoli nelle formazioni giovanissimi ed allievi e successivamente nella Fiorentina, in particolare con un triennio con la Primavera dal 2014 al 2017 ricco di successi che lo fa approdare in azzurro nelle rappresentative Under 19 e Under 20, prima della doppia esperienza in Lega Pro a Gubbio nel 2019-2020 e nell'annata sportiva appena archiviate nelle file della Casertana, con cui ottiene il raggiungimento dei playoff. Occasione per ringraziare la società del Teramo, il presidente in primis, perché non è da tutti avere una società, un presidente che ti vuole fortemente, me e il mio staff, e quindi non ci sono stati nessun tipo di problemi. Per me non sono stati giorni facili, perché ho vissuto una situazione paradossale, surreale, e non era scontato trovare una società, un presidente che aveva la voglia, che ti voleva fortemente e che aveva la voglia e la forza di aspettarti. Quindi insomma sono per me stati attestati di stima, di fiducia, che con tutte le mie forze cercherò di ripagare con il lavoro, con la professionalità, con la serietà, perché questi sono valori che non sono secondi a nessuno, anzi sono per noi un grande stimolo e fonte di motivazione. Ma intanto stiamo intraprendendo la prima conoscenza con ogni singolo calciatore. Io conosco il Teramo per averlo affrontato e studiato la stagione scorsa, e non vi nascondo che era una rosa che a me piaceva moltissimo, perché secondo me era ricca di potenzialità, ricca di talento. Coloro che sono rimasti sono giocatori che stimo e che secondo me possono dare tanto, sia in termini di qualità, di quantità, come valori umani proprio sul campo. Quindi sono consapevole che già questi 15-16 contrattizzati che abbiamo sono sicuramente una buona base per intraprendere e iniziare il nostro percorso. Chiaramente stiamo facendo le valutazioni del caso, ci sono dei ruoli e delle posizioni che sono carenti, e stiamo intanto interfacciandoci con il presidente e con il direttore sportivo per fare le prime valutazioni e andare a colmare quelle che sono le lacune. Però intanto mi concentrerei su quei 16 che abbiamo, più i ragazzi aggregati della primavera, che è giusto che siano valutati, perché anche loro hanno delle buone potenzialità, l'anno scorso hanno fatto molto bene ed è giusto valutarli. Quindi poi per dire dove interverremo ancora mi sembra molto prematuro e ci vuole un po' del tempo.